Allora chiederei subito a Michelle di iniziare raccontandoci cosa è un design system. Perfetto, allora, ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Allora, partiamo un po' da qualcosa che c'è prima delle variabili, quindi un design system. Il design system è un po' comunque la base di un prodotto, comunque lo conosciamo, se ne è sentito parlare da un bel po' di anni. All'inizio, quando io ne ho sentito parlare, pensavo subito a un design system come una cosa enorme, cioè una cosa gigantesca. Poi col tempo ho capito che esistono sia design system grandi sia design system piccoli. Quindi in sostanza cos'è un design system? Ma se non un insieme di regole che poi vanno a definire le scelte di design che andiamo a porre sul prodotto. E queste regole alla fine si basano su quattro fondamenti, quindi le regole di layout, le regole di tipografia, quelle di palette e quelle delle icone, dell'iconografia che andremo a usare nel nostro prodotto.